Ciao, oggi vi voglio parlare degli italiani a Melbourne al torneo che si è appena svolto, il Grand Slam. Non è stato un grande torneo, non è stato un grande torneo perché Cecchinato ha perso il primo turno, Berrettini ha perso il primo turno, sì, ha perso contro questo Tsitsipas che gioca molto bene, è arrivato in semifinale, poi è l'astro emergente mondiale in questo momento qui. Fognini ha perso per la sesta volta consecutiva contro Carreño Busta e ogni volta che gioca un grande slam, purtroppo Fabio non riesce mai ad andare avanti, anche se ha le possibilità tecniche, ormai l'ho detto mille volte, per giocare tranquillamente nei primi 10 del mondo, per cui arrivare almeno nei quarti di finale nei tornei di grande slam. Seppi non ha giocato male, ha fatto un buon torneo, ma Seppi lo sappiamo, lui il suo lo fa sempre. La parte delle donne, l'unica è stata la Georgi, che ha perso contro la Plíšková, che è una giocatrice che è stata anche per un breve periodo anche il numero uno del mondo. Però, come ho visto, io il match l'ho visto tutto, anche lei gioca solamente in una certa maniera, per cui se non riesce a mettere in campo anche un minimo di tattica, un minimo di ragionamento, e non fare una serie di colpi anche certe volte non belli, bellissimi, però questo qui non basta. E gli unici con cui noi ci siamo salvati sono stati i ragazzini, ragazzini junior e soprattutto Musetti, no? Che ha vinto il torneo del Grande Slam a livello juniores. Questo è un ragazzo che gioca molto bene. L'ho sentito parlare in televisione, mi sembra già un ragazzo molto maturo, ha un bel braccio, si muove a 3.000 all'ora. E poi c'è il rovescio, una mano sola, che a me, quando lo vedo, mi fa solamente piacere. Assomiglia un po' il rovescio di Musetti a quello di Paolino Canè, che è stato un altro giocatore italiano, secondo me, con uno dei più grossi talenti mai visti in Italia. Per cui adesso noi ci aggrappiamo a questo ragazzo, speriamo davvero che non si guasti o che qualcuno adesso che comincia a vincere gli si avvicini lo possa guastare. Però da quello che ho sentito in televisione quando parlava mi sembra un ragazzo molto maturo con la testa sulle spalle, per cui gli facciamo un bel bocca al lupo a questo Musetti che potrebbe essere la sorpresa dei prossimi anni. Non ha ancora 17 anni. Bisogna dargli un po' di tempo.